Veloce. Via Capucci, parti. Parti. Ritardo Argentera e Auronti, mentre dall'esterno Belfiocche si porta subito a condurre su Alexanor Brillante. Poi Bacchettone Moschettiere tra i due Gioral che va a prendere posizione, al largo invece Flybird per via interna, recuperato qualcosa Sweet Rieri. Ma è Belfio davanti su Alexanor in seconda, al terzo al largo Gioral che all'interno Sweet Rieri. Poi ancora Moschettiere, all'esterno avanza anche Joker Smoker che ha scavalcato Bacchettone, poi Uaro Vend, Flybird per le corsie larghe, più dietro Twisting Time. In avanti Belfio sui due compagni di scuderia che sono al largo Joker Smoker, al terzo Alexanor che viene avvicinato da Joral, poi ancora Flybird con all'interno Sweet Arieri, ancora Moschettiere su Bacchettone, poi Uaro Vend. Più dietro invece rimangono Auronti Argentera, siamo ormai sulla piegata con in avanti sempre Belfio, tallonato al largo da Joker Smoker, all'interno da Alexanor, Joral per le corsie larghe, poi ancora Moschettiere che anticipa Flybird, poi Sweet Arieri, ancora Uaro Vend in coda Argentera e Twisting Time, più staccato invece Auronti. La retta d'arrivo con Joker Smoker che muove all'attacco di Belfio, Joral che interviene in corsia larga rubando il tempo a Alexanor che adesso si organizza al suo inseguimento, all'esterno c'è Flybird che prova l'avanzata, Joral insiste all'attacco di Joker Smoker, di fuori c'è Flybird, Alexanor che sta intervenendo, Belfio che prova a rimanere in quota per vie interne, Joral da solo al comando sotto l'attacco di Alexanor che adesso lo va a pungolare, poi ancora Flybird che è in fase calante, Joral che è davanti su Alexanor che insiste, Joral che non demorde su Alexanor che ci prova ancora nell'ultimo tratto, Joral che non flette, Joral che batte Alexanor, poi ancora Flybird più dietro Belfio e tutto il resto del gruppo. E dopo due volte che l'aveva prese, oggi Joral si prende la rivincita rispetto ad Alexanor, Dario Valgio ancora in sella per il double finora, questa volta per la scuderia Genesis ai colori, si orbitabile al training.